Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Stiamo in Viaggiando, amiche e amici, bentornati con noi, l'appuntamento con l'informazione turistica, bentrovati con Gianfranco Galanti. Oggi noi torniamo in Trentino, in questa magnifica regione d'Italia che già insomma un po' da come si presenta sulle cartine geografiche con questa forma un po' a foglia di vite si presenta così ai nostri occhi. Torniamo volentieri dopo aver passato un po' in rassegna alcuni itinerari dal punto di vista naturalistico, gastronomico, anche del benessere. Completiamo e dedichiamo un'intera puntata a quello che è un po' l'aspetto culturale con uno dei gioielli, un polo museale tra i più importanti, tra i più noti d'Italia e in Europa. Andiamo a parlare del MART, quindi dedichiamo un'intera puntata al Museo di Arte Contemporanea, Moderna e Contemporanea di Rovereto e Trento. Lo facciamo con un interlocutore importante, Flavia Fossa Margutti, responsabile comunicazione e relazioni esterne del MART. Bentrovata Viaggiando. Bentrovate a voi, grazie a lei intanto. Allora, la cosa curiosa del MART, che già di per sé, no, si presenta come un'opera, quindi vale la pena, come dire, di andare a vedere il MART già solo per conoscere un po' nelle sue fattezze, diciamo così, come si presenta ai turisti che arrivano a Rovereto, magari, perché no, dopo una passeggiata sul Monte Baldo, dopo aver degustato un bicchiere di Teroldego, arrivano al MART e vedono quest'opera d'avanguardia, possiamo definirla così secondo lei? Sì, beh, indubbiamente è un'opera, detto giustamente, un'opera di architettura che però ha saputo in questi ultimi anni poi inserirsi perfettamente nel territorio. Dico questo perché, come dire, da un punto di vista architettonico, ecco, già mi stavo impappinando. Da un punto di vista architettonico riesce benissimo a integrare la novità dell'architettura, appunto, che voi sapete tutti, lei saprà, è di Mario Botta, questo architetto ticinese, ma senza essere, come dire, troppo invadente. Certo. Nei confronti del territorio in cui si trova. Infatti è un'opera che va scoperta, un'opera di architettura che va scoperta, perché appunto arrivando dal Monte Baldo o arrivando dal Lago di Garda bisogna arrivare in questa straordinaria e deliziosa cittadina di 40.000 abitanti che è Rovereto, arrivare lungo il corso Bettini e poi introdursi nel viale che porta a una piazza. Questa piazza diventa quasi un agorà dei giorni nostri, che ti invita ad entrare al suo interno, cioè all'interno del museo. E lì poi si possono scoprire tantissime cose. Certo, quindi insomma i richiami un po' al classico sono abbastanza evidenti, questo possiamo dirlo, no? Con questa agorà, con questa piazza di ritrovo, diciamo, di accoglienza anche. Sì, infatti, perché è un'architettura, come dire, che non è, come dire, non si basa solo sullo spettacolo, no? Di un'architettura troppo come ho detto prima, invadente. Certo. È proprio un'architettura che ti accoglie, ti abbraccia, per questa piazza ti fa stare bene. Oltretutto in questo periodo, avendo noi un'esposizione molto interessante di un collezionista tedesco che ha sempre collezionato arte italiana, abbiamo proprio nella piazza una scultura, una installazione scultorea di un'artista italiana che si chiama Chiara Dinis, e sono delle lettere in alluminio che compongono la parola memoria oblio, che sono un po' appunto un'introduzione a quella che poi è la mostra che si vedrà, che si vede fino a metà novembre nelle sale del museo. Va bene, allora diamo anche un riferimento online, mart.trento.it, questo è il sito, questo tra l'altro il nostro indirizzo, sì, per il nostro sito online, dove si possono trovare informazioni non soltanto, come dire, di avvicinamento al museo, ma anche cosa succede oggi. Certo. Attività, laboratori, insomma tutta una serie di cose che riusciamo a fare durante tutto l'anno. Certo, infatti state dicendo, è un sito molto ricco ma anche molto facile da navigare, ed è un requisito importante, e è un sito molto coinvolgente. Questo concetto del coinvolgimento lo riprenderemo tra pochissimo. Io, prima di entrare nelle sale del MART,
ci tenevo a sottolineare che appunto il Mart stesso si compone, diciamo, non soltanto di questo polo a Rovereto, ma anche di altre due location molto importanti, non è così? Sì, è proprio così. C'è un fatto che però dobbiamo appunto dire, che la nostra sede, come dire, originale, che è Palazzo delle Albere, in questo momento non è aperta perché ci sono dei lavori di come dire, messa a norma, per cui la sede di Trento riaprirà a fine del 2012. Abbiamo sostituito, come dire, la sede dove si trovano normalmente le collezioni dell'Ottocento con un'altra sede, e quindi collaboriamo con la sovrintendenza ai beni culturali per fare delle piccole mostre monografiche. Ma torniamo a Rovereto, dove si trova l'altra sede importante del nostro polo museale, che è la Casa d'Arte Futurista De Pero, che è poi, come dire, il punto più storico che noi abbiamo, certo, rinnovato completamente nella struttura, nell'architettura nel 2009, ed è il luogo dove si può andare a scoprire questo straordinario personaggio di Rovereto, anzi nato a Fondo, però a tutti gli effetti di Rovereto, che appunto è un po' il personaggio chiave dell'arte a Rovereto. E questo luogo è molto particolare perché ci sono le sue opere, ci sono anche i suoi oggetti di design. È stato, come dire, oltre che uno dei personaggi del futurismo, Fortunato De Pero può essere considerato, come dire, uno dei primi creativi, come dire, del Novecento. Sì, infatti io poco tempo fa, ecco, cito solo questo piccolo aneddoto, ascoltando un documentario, tra l'altro radiofonico, fatto veramente molto bene, ho scoperto che, se non sbaglio, non vorrei essere riduttivo, ma è giusto un po' per dare l'idea, la bottiglia di Campari, se non sbaglio, è stata, certo, disegnata da De Pero, quindi vuol dire è un oggetto famoso in tutto il mondo, no? Sì. Quindi sì, sì, perché lui aveva questo rapporto, come dire, di lavoro, ma anche di amicizia con il signor Campari, e da lì non soltanto la bottiglietta, ma tutte le campagne pubblicitarie. Ecco perché parlo di creativo, perché lui appunto è stato designer, è stato inventore di alcuni segni molto importanti anche nella comunicazione commerciale, no? Di non solo, poi ha fatto copertine famosissime di Vanity Fair, di Vogue quando stava a New York. Quindi indubbiamente, come dire, è più conosciuto dai suoi oggetti, dalle cose che ha fatto. A volte nessuno, come dire, può succedere che tu conosci l'oggetto ma non conosci chi lo, certo, ha realizzato. Insomma, è veramente un precursore della comunicazione, che oggi, sì, è un aspetto molto importante, sì, un po' in tutti i settori. E, che dice, dottoressa, entriamo, no, certo, nel Mart. E, ecco, io cercando un po' di notizie sul Mar Nostrum della rete, ho letto, per quanto riguarda quest'ultimo grande, importante appuntamento per quanto riguarda l'impressionismo e gli impressionisti, nomi, insomma, incredibili, da Van Gogh a Monet. Come è andata? La mostra si è conclusa qualche giorno fa, possiamo tracciare un po' un consuntivo di quello che è stata questo evento? Certo, è stata una mostra molto importante perché è stata prima di tutto la prima volta che in Italia sono arrivati quelle che sono le pietre miliari dell'impressionismo e del post-impressionismo, proveniente appunto dal museo per eccellenza di questo periodo storico francese, che è il Museo d'Orsay, che proprio grazie agli straordinari rapporti del nostro direttore Gabriele Belli con i direttori francesi, in questo caso con il presidente del Museo d'Orsay, Guy Cogeval, sono riusciti a creare questo progetto, un progetto che ha avuto un grandissimo successo, perché era non solo le opere che tutti conoscono perché sono nei libri di storia, perché sono nelle immagini, nei manifesti, ma perché sono arrivati qui con un, come dire, un percorso tematico completamente diverso da quello che normalmente si vede. Non è un percorso innanzitutto legato a un unico autore, non è cronologico, ma è stato proprio raccontare un momento di passaggio tra l'Otto e il Novecento attraverso momenti, come dire, clou, quindi il rapporto dell'artista con la società, l'artista che si trova, come dire, a combattere la sua solitudine, le grandi visioni del paesaggio, i momenti legati alla vita sociale, quindi ai balli, alle feste, ma anche la famiglia, ma anche il rapporto maschile e femminile. Insomma, è stato un diverso modo di vedere gli impressionisti. Quegli impressionisti che molti dicevano, ma io li ho visti a Parigi, poi arrivavano e dicevano, certo che non li ho mai visti così. Per questo è stata un po' la novità, e infatti abbiamo avuto
un grandissimo successo, tante code, abbiamo tentato di comunque di non perdere, non dare a tutti la possibilità di vedere questa mostra, che purtroppo è finita il 24 di luglio. Va bene, sì, purtroppo è finita, però sì, insomma, chissà in futuro. Dovevano tornare a casa, ci chiedevano effettivamente se l'avremmo prorogata, ma dovevano tornare a casa, certo, perché appunto il Museo d'Orsay è stato rinnovato nelle sale, quindi le andranno a rivedere a Parigi. Senta, un aspetto che mi preme sottolineare è che il visitatore del MART è magari appunto nello specifico in questa mostra che lei ci ha raccontato, non era un po' una visita passiva, c'era un grande coinvolgimento, e qui ritorno un po' alla nostra introduzione, degli spettatori, cioè, sono stati dei momenti anche un po' sperimentali, se vogliamo. Sì, abbiamo organizzato delle visite un po' particolari che non erano, come dire, la solita visita, oltre alle solite visite, come dire, che riguardavano tutta la mostra, però per dare, come dire, un maggior coinvolgimento allo spettatore, abbiamo organizzato quattro momenti diversi, voglio dire, nel giro di 2 mesi, legate non solo al rapporto opera e colore, ma anche il rapporto opera-colore e poi un cibo. Per cui c'era un legame anche col territorio, alcuni, non so, appunto, siamo passati dal miele al vino, al caffè, che erano momenti di degustazione dopo la visita appunto a uno o più opere che avevano come punto di riferimento un colore specifico, dal giallo al rosso al marrone. Quindi è stato molto molto interessante, l'abbiamo, come dire, intanto abbiamo detto proviamo a vedere se ha interesse, e devo dire i numeri dei partecipanti che si sono prenotati per fare visita, introduzione all'opera e degustazione sono stati davvero confortanti. Lo rifaremo. Certo, senta, lo rifarete magari, perché no, con i prossimi appuntamenti in calendario. Io ricordo il sito mart.trento.it o Mart Rovereto su Facebook, tra l'altro, certo, credo di aver visto 24-25 mila amici, quindi insomma una pagina con molto siamo seguito. Siamo molto seguiti anche perché siamo stati i primi, qui dobbiamo dirlo, è stato il primo museo che è entrato su Facebook. E quindi, per i prossimi appuntamenti, ecco, che appunto potete trovare all'interno del sito del MART, può già magari svelarci qualcosa di quello che sarà il caldo agosto di Rovereto? Allora, prima di tutto noi il 2 luglio abbiamo inaugurato delle mostre che saranno appunto visibili fino all'autunno inoltrato, dal 30 ottobre all'11 novembre. E per chi viene appunto in questi luoghi meravigliosi di montagna non può non venire al MART a vedere, per esempio, la mostra di Paolo Vallorz, che è un artista trentino che però da 40 anni vive a Parigi, per cui è un artista molto particolare che ha vissuto da vicino le grandi trasformazioni dell'arte moderna, ma ovviamente ha fatto un suo percorso particolare, e io chiedo proprio di venirla a vedere perché è veramente molto interessante, con il suo sguardo nei confronti del territorio che lui ama, ovvero il Trentino e la Val di Sole. Ci sono questi dipinti straordinari degli alberi, oppure questi cieli e queste nuvole che sono ovviamente, che rivedi continuamente, basta alzare gli occhi al cielo e sono, certo, proprio i cieli del Trentino. Va bene. A parte appunto, sì, questo è finivo questo, sì, la mostra di Paolo Vallorz, c'è, cioè, questa mostra molto interessante di artisti italiani dagli anni 50 ad oggi. Perfetto, io volevo in chiusura anche sottolineare, e l'ho trovato proprio nel sito, per quanto riguarda i bambini c'è un'attenzione particolare, no, rivolta ai più piccoli che arrivano al MART. Sì, perché proprio nelle sale della collezione permanente, che ovviamente è sempre visibile, anche questa al secondo piano del MART, e cambia di volta in volta, per cui non è mai la stessa, si trova uno spazio dedicato ai bambini che possono appunto giocare, possono disegnare, possono rifare un po' le opere che hanno appena visto, ci sono pennarelli, foglietti per fare collage, ci sono i tavolini, c'è lo spazio morbido, ci sono i libri da leggere, ma soprattutto c'è anche
un punto wifi per i genitori che possono appunto riposarsi coi figli o darsi il cambio per poi andare a fare il giro delle altre sale. Certo. Uno spazio davvero molto, molto utilizzato. E magari commentare anche sul proprio profilo di Facebook quanto visto, certo. Quindi diventa proprio un feedback praticamente in tempo reale. Va bene, io ricordo Mart. Trento.it, tante informazioni si trovano anche nel sito dell'APT visitrovereto.it. Io ringrazio per essere stata qui con noi la dottoressa Flavia Fossa Margutti, responsabile comunicazione e relazioni esterne del MART. Grazie. Grazie a voi tutti. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiandoinradio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiandoinradio.it. Viaggiandoinradio.it. Viaggiandoinradio.it.